silenzio per piacere. La Corte, decidendo sulla richiesta formulata dalla difesa dell'imputato Dell'Utri Marcello all'udienza odierna di revoca dell'ordinanza ammissiva dell'esame di Spatuzza Gasperi in quanto concernente un tema di prova estraneo a quelli esaminati alla sentenza di primo grado, sentite le parti, considerato che l'assunto difensivo appare infondato, posto che il tema di prova su cui verte l'esame dello Spatuzza è stato valutato come meritevole di necessaria verifica proprio dalla sentenza di primo grado, che testualmente recita: quel che importa in questa sede approfondire è la seguente verifica, se siano emerse prove in ordine al fatto che a partire dalla fine del 1993 gli esponenti di Cosa Nostra, privi dei loro vecchi e meno vecchi referenti politici, ormai certi della discesa in campo di Berlusconi e consapevoli che Dell'Utri era al suo fianco, si fossero decisi ad attivare per l'ennesima volta il canale costituito dall'imputato, questa volta direttamente coinvolto, al contrario che in passato, nella nuova esperienza politica. Rilevato che peraltro l'esame dello Spatuzza non può che riguardare fatti comunque riconducibili alle imputazioni oggetto del presente giudizio e riferibili all'imputato Dell'Utri Marcello, ritenuto che i rilievi di illegittimità costituzionale formulati dalla difesa risultano manifestamente infondati, in quanto ogni attività di integrazione probatoria in sede di appello avviene nel pieno contraddittorio tra le parti senza alcuna lesione del diritto di difesa. Ritenuto altresì che l'omesso deposito dei verbali illustrativi della collaborazione redatti dalle autorità giudiziarie di Caltanissetta e Firenze non pregiudica l'odierno esame dello Spatuzza, dovendo riconoscersi sin d'ora alla difesa all'esito dell'acquisizione di tali verbali la facoltà di richiedere motivatamente un nuovo esame dello Spatuzza ove risulti assolutamente necessario. Considerato infine che non va concesso il termine chiesto alla difesa nei riguardi al difensore d'ufficio dell'imputato Cina Gaetano, peraltro deceduto, stante che la prova da acquisire oggi non incide in alcun modo sulla posizione del Cina. Per questi motivi conferma l'ordinanza ammissiva dell'esame di Spatuzza Gasperi emessa da questa Corte il 30 ottobre 2009, dichiarando manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata all'udienza odierna dalla difesa. Onera il procuratore generale dell'acquisizione e deposito in favore delle parti dei verbali illustrativi dei contenuti della collaborazione relativi allo Spatuzza redatti innanzi alle autorità giudiziarie di Firenze e Caltanissetta. Dispone procedersi oltre. E a questo punto possiamo introdurre Spatuzza per il suo esame. Procuratore generale, sì. Può ripetere la domanda così sì, riprendiamo sì, il tema. Sì, signor Presidente. E allora, signor Spatuzza, eravamo giunti al punto, stavamo parlando dell'incontro... Cortesia, chiudere e spegnere i cellulari. Chi avesse un cellulare attivato lo spenga cortesemente, oppure lo mette silenzioso. Prego. Dunque, durante l'incontro di Campofelice, di Roccella, di fine 93, lei disse a Giuseppe Graviano che vi stavate portando appresso un poco di morti che non vi appartenevano, riferendosi ai morti avvenuti nelle stragi. E che significa che questa distinzione che lei fa tra morti che non vi appartengono e morti che vi appartengono? Che cosa intendeva dire? Oggi posso dire che vigliaccatamente, quando avviene la strage di Capaci, come io, come un po' tutti di Cosa Nostra, abbiamo gioito. Quando avviene l'attentato e danni del giudice Borsellino in via D'Amelio, vigliaccatamente ripeto che anche io assieme agli altri abbiamo gioito, perché in un certo qual modo rappresentavano per noi il nostro nemico principale. Per questo dico che Capaci a noi ci appartiene, via D'Amelio ci appartiene, Firenze non ci appartiene, tutto il resto non ci appartiene. Se parliamo di Cosa Nostra, per questo ho detto terroristico, mafioso, appartenente a Cosa Nostra. Ecco, quindi ho capito, certi morti proprio rientrano, secondo quello che lei crede, rientrano proprio nell'obiettivo di Cosa Nostra. Questi altri erano un po' diversi, sì, ho capito, ecco perché dice morti che non ci appartengono. E perché fece queste, perché disse questo lei a Giuseppe Graviano? Perché c'è un'anomalia, se noi continuiamo nel discorso.
Soldi, entriamo più nel dettagliatamente, più nello specifico. E allora prosegua lei il suo racconto in ordine al contenuto di questo incontro. Prosegua lei. Quindi, parli lentamente, perché credo che lei parla un poco troppo velocemente. Parli più lentamente, per piacere. Prego, prosegua. Quindi una volta che io ho esternato, se così possiamo dire, un senso di debolezza, perché questa è una debolezza, nell'immediatezza, ma ho detto, vorrei precisare questa debolezza, perché Giuseppe Graviano rappresenta mio padre, rappresentava mio padre, quindi una terza persona, una debolezza di questa, non l'avrei mai segnata, perché mi scippavano subito la testa, per precisare. Quindi nell'immediatezza il Giuseppe Graviano mi riferisce che è bene che ci portiamo un po' di morte dietro, così chi si deve muovere si dà una smossa. Ci chiede... Scusi un attimo che la interrompo. Ci spieghi un po' e poi proseguirà sempre il racconto riprendendo da questo momento. E ci spiego un po' che cosa significa che Giuseppe Graviano rappresentava suo padre. Lei ha detto rappresentava, era come se rappresentava mio padre. Cioè dire, cosa vuol dire? Sono legatissimo io alla famiglia Graviano. Dico io famiglia Graviano, famiglia di sangue Graviano. Papà Michele, sì. Il fratello Graviano, la sorella Graviano, la signora Quartararo, la moglie, la mamma dei Graviano. Mi lega un sentimento che va al di là di una semplice amicizia. Abbiamo preso delle scelte un po' che poi alla fine si sono rivelate sbagliate. Io ho avuto la forza e ho chiesto perdono a tutti. Ho capito. Ma non per questo è venuta mai meno la mia amicizia e non verrà mai meno la mia amicizia nei riguardi della famiglia Graviano. Ho capito, signor Spatuzza. Quindi quando lei dice che Giuseppe Graviano per lei era suo padre, intende, mi corregga se sbaglio, è un modo molto figurato per dire che c'erano dei rapporti particolarmente intensi con la famiglia di sangue Graviano, sì, ora è chiaro. E prosegua nel racconto da dove l'avevamo lasciato. Dice, ci stiamo portando un po' di morte. Io l'ho detto perché era come se parlasse con suo padre. Prego. Quindi Giuseppe Graviano ci chiede a me, allo Nigro, se capivamo qualche cosa di politica. Sia io e lo Nigro abbiamo detto di no. Lui ci spiega che di questo è abbastanza preparato. Quindi ci spiega e ci empie di un qualche cosa che se andrà a buon fine ne avremo tutti dei benefici, a partire dai carcerati. Quindi questo incontro si conclude con chi ci affida il progetto di questo attentato contro i carabinieri, attentato che si doveva fare sul territorio di Roma. Questa persona che, o questa entità che si doveva dare una smossa con l'attentato, di questa io con ne i morti, anzi con i morti, prego, ho sbagliato io. Dice ci sono troppi morti, appresso ci stiamo portando, dice così, e chi si deve muovere si dà una smossa. Chi le disse niente circa chi poteva essere questo che si doveva dare una smossa? No, in quella seduta non mi è stato fatto, cioè, di questo non mi è stato detto. Lei chiese niente o lo Nigro chiese niente riguardo a questa affermazione di Giuseppe Graviano? Che c'è una cosa in piedi, come ha detto lei, e ne avremo benefici per tutti. Ha chiesto qualche altro particolare o le fu detto comunque qualche altro particolare? In questa situazione no. Poi ci sono episodi più avanti in cui si vanno a collegare a questo. Poi vedremo quando ci arriviamo, vedremo. Per ora seguiamo noi l'ordine del tempo, come si sono svolte le cose. Quindi siamo arrivati al punto che Giuseppe Graviano, di fronte a questa sua manifestazione, che ha fatto lei, che vi stavate portando troppi morti, lei dice così sì, chi si deve smuovere si dà una smossa, e voi non ne capite di politica, io ne capisco, ma c'è una cosa in piedi che se va bene eccetera eccetera ne avremo tutti benefici. Non disse altro, ecco, prosegue, le dà l'incarico per l'attentato all'Olimpico. Quindi inizia la prima fase di preparazione, la prima fase avviene a Palermo. Le chiedo scusa se la interrompo di nuovo, quindi in quello stesso contesto in cui si parla di persone che si debbono dare una smossa, in cui si parla di morti che non vi appartengono, in cui si parla di una cosa in piedi per i quali tutti voi di Cosa Nostra
avreste avuto benefici, fu nello stesso contesto di tempo e di luogo e di argomento che le venne dato l'incarico di preparare l'attentato all'Olimpico, oppure no? Scusi che la interrompo per l'ennesima volta. Quando io non sono chiaro, lei me lo deve dire, procuratore generale. Però dico, diamo il tempo che risponda, altrimenti lo confondiamo. Ha ragione, Presidente, ha ragione. Comunque, quando non sono chiaro, me lo dica. Ha capito? Non ha capito, perché bisognerebbe esultare. Oltre alle mie interruzioni, domande più concise e più lineari, perché altrimenti... Quindi, le chiedevo, questo incarico di preparare l'attentato all'Olimpico le fu dato nello stesso contesto di questa conversazione di Campofelice e di Roccella? Sì, noi siamo lì per progettare e portare a termine questo attentato, quindi lì si mette in pratica in moto questa situazione dell'attentato all'Olimpico, no, contro i carabinieri. Sì. Esatto, l'Olimpico no, contro i carabinieri, prego, dica. No, l'Olimpico poi scegliamo l'obiettivo, certo. Noi quando siamo su Roma. Certo, certo, prosegue. Quindi nella prima fase di preparazione, che questa fase di preparazione avviene a Palermo, nel procurare l'esplosivo, la macinatura, la preparazione delle bombe, mi giungono delle comunicazioni da Giuseppe Graviano. La stessa non so dire se è in primo tempo e in secondo tempo, ma arrivo tutta assieme. Praticamente mi si spiega che per quanto riguarda l'attentato contro i carabinieri, di accentuare la portata, diciamo, di muoverci tutto il gruppo si parla di 6 persone, e di aspettare a lui a Roma per dare il via finale. Quindi si parla di potenziare l'attentato, stavamo usando una tecnica mai, così possiamo dire, mai, che qualcosa del genere neanche i talebani fino adesso hanno fatto. Che unitamente all'esplosivo dovevamo mettere, abbiamo messo più di 50 kg di tondino di ferro tagliati da 1 centimetro a 2 centimetri per cercare di fare il più danno possibile. E di cui vengono date le coordinate per un incontro che deve avvenire su Roma con Giuseppe Graviano. Che significa le vengono date le coordinate e da chi le vengono date? Io questo non lo ricordo, se mi arrivano da Fifetto Cannella o da Vittorio Totino oppure anche da Giorgio Pizzo, perché erano le persone più, gli ambasciatori, se così possiamo dire, o i canali di congiunzione. Sì, sì. Le coordinate in che cosa consistevano? Le coordinate consiste che devo andare a prendere a Giuseppe Graviano in via, su Roma, in via Veneto. Esattamente al Bardone. Ci fermiamo un attimo qui, signor Spatuzza, e poi riprendiamo da questo Bardone. Le volevo dire, per quello che lei sa, questo progetto di attentato ai carabinieri che si doveva consumare a Roma si svolge nello stesso periodo in cui si fa questo progetto, si progettavano anche altri attentati a Palermo. Gli attentati noi ce n'erano in cantiere, cosa a Palermo, c'era? Parliamo delle torri di Via del Fante, sempre contro le istituzioni, perché lì sapevamo che c'era la DIA. Un po'... Come? Non ho sentito, sapevamo? Che lì c'era la DIA, quindi sì, qualche cosa che era un attacco sempre contro le istituzioni. Questo alle torri ed altri in cantiere. Altri poi abbiamo noi un attentato contro il commissariato Brancaccio. Sì. Un attentato contro un'autocivetta, non so dire se era la DIA o la polizia, quindi sì, sì. C'erano diversi progetti di attentato. Diversi progetti di attentato, quindi non solo questo da fare ai carabinieri a Roma, ma ce n'erano altri anche in cantiere da fare a Palermo. E allora riprendiamo dove avevamo lasciato prima, eravamo giunti al punto che a lei le danno le coordinate per incontrare Graviano Giuseppe a Roma al Bardone. Prosegua, prego. Quindi io
Io assieme a tutte le sorelle della famiglia ci troviamo su Roma. Quindi inizia la seconda fase di preparazione di cui si sceglie l'obiettivo che sarà l'Olimpico. Quindi siamo pronti per l'impulso finale. Il giorno prestabilito, unitamente allo Scarano, gli dissi che dovevo andare a prelevare un soggetto, Qual era di questo padre in via Veneto. Il giorno stabilito qual era? Prestabilito Io per la, fare io, cosa? io, questo io l'ho datato, ho dato delle indicazioni in cui il sabato, prima del fallito attentato, abbiamo fatto un furto delle targhe. Stavo usando una tecnica che già avevamo usato noi su Via D'Amelio. Quindi, in base a questo furto, non so se è stato accettato dalle procure. Comunque, datando io questo il furto delle targhe, sicuramente è stato denunciato. Quindi, questo avviene 3-4 giorni prima rispetto al furto delle targhe. Ecco, guardi, c'è una cosa che io non ho capito bene. Quando lei parla di giorno prestabilito, noi eravamo fermi al fatto che le erano state date le coordinate per incontrare Graviano Giuseppe al bar di Via Veneto. Poi lei ha detto il giorno prestabilito per che cosa? Cioè, vengono date giù a Palermo le coordinate che io devo andare in questo bar Sì. a prendere Giuseppe Graviano e portarlo nel posto dove noi facevamo Sì, base, ho a Tor capito. Quindi Vaianica. il giorno prestabilito per che cosa? Per questo incontro o per l'attentato? No, l'attentato ancora, aspettiamo noi Sì. l'impulso finale, scusa. Ora è chiaro, ora è chiaro. Quindi quando lei ha parlato poco fa di giorno prestabilito, intendeva riferirsi al giorno prestabilito per questo incontro al bar Donei. Ecco, parliamo il giorno prestabilito per questo incontro, cosa succede? Parli lei. Quindi, unitamente allo Scarano, con due macchine diverse, ci siamo recate in via Veneto. Che Siccome doveva macchine? essere una cosa veloce, prendere Giuseppe Graviano e andare via. Difatti, le macchine vengono posteggiate in doppia fila. Lo Scarano mi indica dove aver trovato io il bar Done. Quindi, in cammino a piedi per andare in questo bar, diciamo. E lì davanti noto il Giuseppe Graviano. Effettivamente aveva un atteggiamento abbastanza gioioso, potrei dire come ha vinto una lotto, quello che sia, o la nascita di un figlio, un'espressione veramente molto gioiosa. Si ricorda com'era vestito? Ma aveva quel cappotto che rimane tutto un po' impresso, questo cappotto blu. Sì, ho capito. Quindi era contento, felice, diceva, prego. Quindi mi invita ad entrare all'interno di questo bar. Ci siamo seduti nei tavolini, di cui abbiamo anche consumato qualche cosa. Quindi, sempre con quell'espressione gioiosa, mi riferisce che avevamo chiuso tutto e ottenuto quello che cercavamo. Questo grazie alla serietà di quelle persone che avevano portato avanti questa cosa. Un attimo E che di. non erano come quei. Scusi un attimo, signor Spatuzza. Fermiamoci un attimo a quando siete al bar, poi riprenderemo da questo punto. L'ingresso di questo bar, secondo quello che lei ricorda, dov'era? Io so che questa è via Veneto, il bar si chiama Done, io non ero mai stato Sì. in questo bar neanche in via Veneto, quindi. E siete entrati dalla via Veneto o da altra via? No, io non so se da dove sono entrato io sia l'entrata principale, perché entrando dentro ho visto che c'erano più entrate, diciamo. Ah, c'erano più entrate Sì. entrando Quindi dentro. l'ingresso dove sono entrato io non so se è l'ingresso di via Veneto oppure. Oppure un altro ingresso. Senta, ed è in condizione di descrivere per quello che ricorda ora com'era combinato questo bar di dentro? Laterale o la principale, siamo andati in fondo e ci siamo messi un po' sulla destra, quindi ci siamo seduti in questi tavolini. Il bancone del bar, di questo bar, era un tipo a ferro di cavallo, qualche cosa del genere. Sì.
Ecco, questo è quello che ricorda lei per quanto riguarda il bar. Sì. Sì. E allora riprendiamo la sua narrazione da dove l'avevamo lasciata, dicendo tutto si è concluso, prosegua lei, prego, ripeta. Quindi mi si dice che avevamo chiuso tutto e ottenuto quello che cercavamo. E questo grazie alla serietà di quelle persone che avevano portato avanti questa storia. E chi erano? Che non erano come quei quattro... Scusate, prego, prego. Il termine, come quei quattro cristi socialisti che siamo presi i voti nell'88-89 e poi ci avevamo fatto la guerra. Quindi, e vengono fatte in nome di due soggetti, di Berlusconi, e qui venne a dire a Graviano se era quello del Canale 5. Sì. Graviano mi disse che era quello del Canale 5. Aggiungendo che tra cui c'è di mezzo un nostro compaesano, sì, dell'Udre. Sì. Grazie alla serietà di queste persone ci avevamo messo praticamente noi il paese nelle mani. Sì. A questo punto, che per me si era chiuso tutto, avevamo ottenuto quello che cercavamo, sì, cerco di fare pressione leva per una questione personalissima, sia da parte mia... Facciamo finire. Se no ci interrompiamo. Stava proseguendo. Le domande per specificare se la Corte gradisce così o no, faccio se così. Se c'è un discorso intrapreso, sì, facciamolo dopo. Concludere e poi naturalmente... E allora mi regolerò, va bene Presidente. Quindi, allora, scusi, prosegua, signor. Quindi la questione è personalissima, perché noi accusiamo tutto un contorno per l'uccisione del papà di Giuseppe Graviano, Michele Graviano, e da Giuseppe Graviano mi è stato riferito che anche contorno era responsabile della morte di mio fratello Salvatore. Quindi cerco di fare leva per una questione personale. Gli dissi, Giuseppe, colpiamo contorno una volta che siamo qui, abbiamo chiuso tutto. E Giuseppe Graviano mi disse che l'attentato contro i carabinieri si deve portare a termine, che con questo gli dobbiamo dare il corpo di grazia. Quindi lì abbiamo chiuso questo colloquio che non doveva avvenire, perché io sono andato lì per prelevare Giuseppe Graviano. Quindi siamo usciti da questo bar, unitamente allo Scarano, sempre con due macchine diverse, ci siamo recati a Tor Vaianica, dove c'era il resto del gruppo. Ci dobbiamo fermare, Presidente, chiedo scusa, ci dobbiamo fermare un attimo per qualche puntualizzazione in ordine a questo incontro al contenuto del colloquio avuto con Giuseppe Graviano. Qui Graviano le disse che le persone con le quali aveva concluso l'accordo non erano come quei quattro crasti dei socialisti. Cioè dire, questo che cosa... Lei come lo percepì questo riferimento? Perché parlando di socialisti... Questo non possiamo chiederlo, è un'espressione di giudizio. E come... E allora un'espressione... Vabbè... Dico, Presidente, lo percepì, cioè dire, si intendeva riferirsi a motivi politici parlando di socialisti il Giuseppe Graviano? Allo Spatuzzo dobbiamo chiedere i fatti, non i giudizi. In questo metodo, avvocato, è la prima volta che vengo richiamato dal Presidente circa il modo di porgere la domanda, quindi dire non abbiamo voluto sino a questo punto. Devo dire che non mi pare che sinora ci siano state delle irritualità. Quando ci sono si vengono rilevate. Dobbiamo chiedere i fatti, non possiamo certamente chiedere interpretazioni soggettive di atteggiamenti delle persone che sono interlocutori in quella circostanza, né deduzioni o altro tipo di riflessione. Va bene, Presidente. Prego, dica. Io lo colloco all'incontro di Campo Felice, di cui c'è un discorso sulla politica, alla situazione delle lettere di cui io avevo spedito. Quindi la questione socialista che a me mi lega a 88-89 che sia, nelle elezioni sono partecipe, certo, io. Certo, dico, queste sono tutte sue considerazioni. Lei ci sta dicendo ora, sì,
che ha fatto un collegamento sulla base di una sua valutazione. Precisamente. A noi interessano, diciamo, più i fatti che le deduzioni. Sì. Quindi tutto quello che ha detto certamente è oggetto di valutazione. I fatti, le deduzioni o le ipotesi non sono utili ai fini del processo. Prego. Signor Spatuzza, i quattro crasti dei socialisti ai quali che menzionò Graviano Giuseppe, chi erano? Come ho detto poc'anzi, non so se sia un'elezione nazionale 88-89, sì. Io sono stato incaricato all'epoca da Giuseppe Graviano di sostenere questi quattro candidati e di impegnarmi un po' per portare avanti questa, per quello che mi riguardava, questa campagna elettorale. Quindi all'epoca il capolista era Claudio Martelli, e poi Fiorino e altri che per adesso non ricordo. Comunque era che poi già l'altro abbiamo fatto la quaterna, se così possiamo dire. Quindi queste persone erano persone che erano state elette e che quindi si elette, lei sa dove? Ma in Sicilia, perché sul quartiere Brancaccio noi abbiamo puntato tanto su questa, di cui so che abbiamo fatto bingo, se così possiamo dire. Quindi erano state elette nel corso di elezioni. Bene, questo è sufficiente. Prosegua, prego. Le dice, non sono come quei quattro, questi sono persone serie e compagnia bella. Lei conosceva all'epoca, aveva sentito mai nominare l'imputato, l'odierno imputato dell'Utri? No, mai. E non chiese nulla a Graviano Giuseppe, ma chi è questo dell'Utri? No, questo non lo chiese. E Berlusconi invece l'aveva sentito nominare, tant'è vero che era quello di Canale 5. Precisamente, sì. Ma siccome lei stesso, ecco, è arrivato a questo punto, vediamo un po' come io posso formulare la domanda, perché di fronte all'avviso presidenziale devo essere molto circospetto. Lei, ecco, allora diciamo così, lei sa che dell'Utri non l'avevo sentito mai nominare e Berlusconi lo sapeva che mestiere faceva all'epoca in cui glielo menzionò Giuseppe Graviano? Perché dico io a Gemmec che quello del canale 5? Perché so chi era il proprietario delle... E lei a quell'epoca era a conoscenza di interessi politici che aveva Berlusconi o anche il dell'Utri in quel momento? No. E comunque non chiese nessuna ulteriore spiegazione a Giuseppe Graviano? Precisamente, nessuna spiegazione. Bene, allora prosegua, dopodiché continua cosa... Continua ad esserci qualche cellulare attivato. Ho pregato di spegnerli o renderli assolutamente silenti. Non vorrei ripeterlo ancora. Le dice questo e poi ha detto vi siete messi in macchina e siete andati. Prosegue il suo racconto, prego. Quello dell'88-89? No, sta parlando, avevo parlato dell'incontro di Roma, no? Poi andammo a Tor Vajanica. Eravamo giunti che siete andati a Tor Vajanica. Quindi siamo andati a Tor Vajanica, lì si decide che eravamo un po' troppi, di cui due soggetti del gruppo sono discesi a Palermo, Salvatore Rigole e Giuliano Francesco. Quindi noi rimaniamo, dopo l'incontro prendo a Giuseppe Graviano in consegna e lo riporto di nuovo in via Veneto. Come? Non ho sentito, ripeto. Dopo c'è stato questo incontro a Tor Vajanica, sì. Unitamente a Giuseppe Graviano ritorno in via Veneto. Sì. Lascio a Giuseppe Graviano in via Veneto e ritorno a Tor Vajanica. Lei e lui soli siete tornati? No, assieme allo Scarano, perché io su Roma non mi muovevo abbastanza bene, quindi mi battevo un po' la Non si sente, guardi che non si sente bene. Assieme allo Scarano, perché lui non conosceva bene i luoghi. Ah, quindi siete ritornati in via Veneto di nuovo insieme allo Scarano. Prego, prosegua. Quello per me sarebbe l'ultimo incontro con Giuseppe Graviano, perché di lì a poco sarà arrestato. E però lei stava dicendo prima qualche cosa, aveva cominciato a parlare di contorno. Che quando gli dice tutto concluso eccetera, poi lei aveva accennato un fatto di contorno perché in uno degli attentati io avevo trovato a Salvatore Contorno a Roma.
Quindi sapevamo dove abitava, quindi come si muoveva, quindi era un obiettivo, se così possiamo dire, facile facile. Sì, allora racconta, allora cosa le disse lei a Graviano a proposito di contorno? Quindi cerco di spingere la questione del contorno che era una cosa che interessava sia a me sia a Graviano, al di là poi di Cosa Nostra. Quindi Giuseppe Graviano mi disse che l'attentato contro i carabinieri si deve fare perché con questo gli dobbiamo dare il colpo di grazia. Per l'attentato a contorno cosa le disse? Contorno poi, quando noi stiamo andando a Tor Vajanica, io risollevo la questione contorno. Quindi si pone il problema di Giuseppe, colpiamo a contorno visto che l'abbiamo qua. E Giuseppe mi disse che innanzitutto c'è il problema dell'esplosivo. L'esplosivo perché per fare l'attentato contro contorno si doveva usare dell'esplosivo che doveva essere diverso rispetto a quello che di solito noi si utilizzava praticamente. E poi anche perché si erano mossi altri, difatti non so il giorno prima o quel giorno erano stati uccisi due carabinieri in Calabria. E allora, siccome si erano mossi altri, cioè faccia capire, Come siccome si erano mossi altri, che cosa si succedeva? erano mossi altri, non so se quel giorno o il giorno prima erano state uccise due carabinieri in Calabria. Sì, ma la domanda del procuratore generale, se non ho capito male, era intesa a sapere da lei se si fosse deciso qualcosa di concreto in ordine a contorno. È questa la domanda? No. La domanda è, lui aveva accennato che al momento in cui Filippo Gra Giuseppe Graviano gli dice è tutto concluso, allora aveva detto così, poi io l'ho interrotto, allora io ho detto riprendiamo contorno, ecco, e invece Graviano gli rispose di contorno per il momento non ne possiamo fare nulla, perché ci vuole un esplosivo, e l'ha narrato, un esplosivo di tipo Ma diverso. questo avviene dal bar di Via Veneto verso Tor Vajanica, questo è un altro colloquio, non c'entra niente con la questione del bar. Con la questione del bar, cioè, ma quando siete andati via dal bar allora? Sì, perché io ho interesse sulla questione di contorno, a me mi interessa più contorno che ho dato tutta la mia vita per farlo fuori. Ma a lei solo interessava contorno oppure interessava anche al Graviano Contorno, come ho Giuseppe? detto, a della che già era un nemico di Cosa Nostra, e gli imputavamo l'omicidio di Michele Graviano, il papà Michele di Giuseppe Graviano, e l'omicidio, la scomparsa di mio fratello Salvatore. Sì, quindi lui, questo progetto di attentato al contorno, una volta che lei l'ha trovato, gliel'ha detto a Graviano Giuseppe che l'aveva trovato, e gli dice, no, intanto contorno lasciamolo stare, ho capito bene, perché ci vuole un esplosivo diverso per lui e perché altri si sono mossi, nel senso che erano stati uccisi due carabinieri, siamo giunti due carabinieri in Calabria. Vabbè, e che cosa significa questo fatto che erano stati uccisi? Questa circostanza mi deve spiegare. Che erano stati uccisi due carabinieri in Calabria, Costanza. che significa? Perché Giuseppe Graviano gliel'ha prospettato? Costanza perché mi lega a me con una questione, perché nel luglio 93 noi abbiamo spedito dell'attentato in Campania, a Napoli, che si doveva fare anche attentati in quella città. Quindi la questione carabinieri, quindi questo mi sta a significare che altre famiglie erano anche interessate, nello specifico Calabria, anche per questa questione. Vorrei aggiungere un'altra cosa: il momento in cui io trovo contorno luglio 93, quando sono sceso io a Palermo, ero convinto che come gli comunicavo a Giuseppe Graviano che aveva trovato contorno, salvavamo noi con i carri armati, cosa possiamo dire, per stanare e distruggere contorno. Ma lì che siamo in questo incontro, io, Matteo Messina Denaro, Giuseppe Graviano e Gianluca Bagarella. Quindi la questione contorno viene accantonata perché ci sono altre priorità. E lì qualche cosa scatta in me, ma come io ho dato tutta la mia vita per inseguire e perseguire questo mio nemico e ora viene un po' accantonato. Va bene, prosegua. E ci sono altre priorità, e queste lei ha detto poco fa, e queste parole o questo concetto a lei chi glielo disse, che c'erano altre priorità?
priorità se io arrivo e gli dico Giuseppe ho trovato Contoino, come ci dobbiamo combinare? La questione Contoino viene accantonata perché ci sono altre priorità, perché in quel dice periodo il procuratore generale chi glielo ha detto accantoniamo per ora Contoino? No, se io non me lo dice, ma se una cosa non viene presa in considerazione a questo punto fatto, per me è una cosa. Nessuno gliel'ha detto esplicitamente. No, però se viene accantonata non no, no, un minuto non signor Presidente. Forse c'è un equivoco, chiariamolo in questo momento. Lui ha detto prima che quando il Graviano gli disse tutto è concluso, e allora lui dice andiamo a fare l'attentato a Contorno. E il Graviano gli rispose no, al momento, no, perché anzitutto per Contorno ci vuole un esplosivo di tipo diverso. Ma e poi altri si sono mossi in Calabria dove infatti dice erano stati uccisi due carabinieri in Calabria. Quindi la risposta dell'imputato è stata che è stato Giuseppe Graviano che gliel'ha detto di lasciar perdere al momento Contorno. Io ho colto questo significato. Andiamo all'essenziale. Si è parlato, lei ha detto poc'anzi, che aveva posto in quella circostanza. Ma non confondiamo le cose perché... Quando ne ha parlato di Contorno con Graviano? Perché noi siamo su Torvaiani, ne ha parlato però, se lei, che ne ha parlato prima. Scusi Presidente, io ho cercato di sintetizzare l'incontro del bar, quindi una volta che avevamo chiuso tutto io ho preso la questione per Contorno. Giuseppe quindi, mi dice allora, no, lasciamo stare Contorno perché gli dobbiamo dare. Lei ha posto la questione di Contorno dopo l'incontro al Bardone? No, al Bardone, una volta che si era chiuso tutto, avevamo tutto nelle mani, quindi chi cerco di sollevare la questione con Contorno? E qui siamo. E il discorso è qui, Giuseppe, l'attentato contro i carabinieri lo dobbiamo fare, con questo gli dobbiamo dare il colpo di grazia. Ora, siccome io non mi ero rasserenato, mentre da via Veneto stavamo andando a Torvaiani, cerco di prestare il più possibile una questione che mi interessa personalmente. E lì Giuseppe mi dà altre situazioni, mi dice c'è il problema dell'esplosivo, il problema dei carabinieri sono stati uccisi, quindi però non fare confusione, sono due cose distinte e separate. Cioè dire, per non fare confusione, ne ha parlato della questione Contorno, lei a Giuseppe Graviano quel giorno ne parlò due volte, una volta al bar Done e una volta mentre eravate in macchina per tornare a Torvaianica, se sbaglio mi corregga. No, precisamente, perché io non mi ravevo mai come, sì. Abbiamo chiuso tutto, abbiamo tutto nelle mani e abbiamo questa questione Contorno perché non la dobbiamo chiudere adesso. Perché fra l'altro l'anomalia, vedete che cosa è? L'anomalia viene perché mi è stato detto di fare un attentato più rilevante, di muoverci tutto il gruppo, cosa che non era successo mai. Io credo che su questo tema già abbiamo esplorato abbastanza sul tema Contorno, andiamo ai temi più pregnanti del processo. I temi più pregnanti intanto sono già stati esposti, sono quelli del nome del Presidente, Berlusconi. Mi perdoni, stava finendo la... Io so che non può... Però stava finendo la di rispondere, sì. Perché credo che... Ha risposto, questa, credo, abbondantemente. No, stava spiegando l'anomalia dell'incontro al bar, secondo me. L'anomalia della presenza... Già ne abbiamo parlato. Signori miei, dobbiamo andare avanti, per cortesia. Il procuratore generale ponga le domande per ulteriore istruzione sui punti necessari. Allora facciamo una domanda su questo argomento, non per deduzioni, facciamo un'altra domanda. Prima di quell'incontro al Bardone di Roma e quell'incontro a Campo Felice di Roccella, oltre a Graviano? Graviano non so dire quando incontravo... Avevamo degli incontri volante, possiamo. Io fissavamo al calendario quando avveniva l'incontro. Se proprio il 93 siamo in piena guerra contro lo Stato, quindi non dico quotidianamente, quindi arrivano messaggi che vanno e messaggi che vengono. Quindi oltre questo incontro al bar, altre volte lo hai incontrato in un bar o comunque in un luogo di svago? In Sicilia sì, fuori Roma e fuori Palermo soprattutto mai. E durante il periodo della latitanza l'ho incontrato in qualche altro bar o luogo di divertimento?
Sì, a Palermo gli incontri li facevamo in bar, li facevamo al cimitero, li facevamo all'ospedale, li facevamo dove è capitato. Fuori di Palermo no, ho capito bene, basta, mi è sufficiente. E allora siete tornati, diceva, a Torvaianica. Prosegue il suo racconto, prego. Quindi a Torvaianica là si è deciso che eravamo un po' troppi, quindi qualcuno può rientrare a casa. Questo, non ripetiamo, e questo io già lo... Siamo nella fase in cui lei si sposta nuovamente da Via Veneto a Torvaianica, dopo aver lasciato Torvaianica a Via Veneto e poi da ritorna con Scarano, così ha detto, a Torvaianica. Quindi procediamo. L'attentato, quindi il giorno prestabilito, che era la domenica, ti compri questo attentato, e nella mattinata iniziamo la fase di imbottire la macchina dell'esplosivo e quant'altro. Quindi ci muoviamo con questa macchina e la macchina viene posteggiata allo Stadio Olimpico di Roma. Quindi siamo pronti, perché l'attentato si doveva fare all'uscita dei carabinieri, quindi a termine della partita. Io e Benigno ci troviamo su Monte Mario, che è la collinetta che dà sopra lo stadio dell'Olimpico. Quindi il Benigno dà l'impulso al telecomando. Grazie a Dio, fortunatamente, l'impulso non avviene. Quindi il Benigno continua a pressare quel telecomando, ma diciamo l'attentato, grazie a Dio, non avviene. Diciamo che i pullman, i carabinieri a cavallo, già si erano un po' distanziate, gli disse di bloccare tutto. Quindi l'attentato praticamente è fallito. Scendiamo con la moto per capire un po' quello che era successo. Praticamente l'attentato ormai era fallito. Quindi poi ci attiviamo per recuperare la macchina e togliere un po' di mezzo tutto. E siccome era un pericolo ritirare la macchina, perché la macchina già era... non capiamo se già l'impulso c'era, e facendo un movimento poteva avvenire qualche cosa, lo scoppio. Quindi decidiamo di fare tutto il rientro a Palermo. Il Cosimo Lo Nigro assieme al... a un altro soggetto che per adesso non ricordo, Luigi Giacalone, rimangono su Roma, io e il Benigno Salvatore rientriamo a Palermo. La macchina sarà tolta da Cosimo Lo Nigro e Giuliano. Vorrei che si ritornasse però sui temi del nostro processo, perché ci sta raccontando lo Spatuzza tutto ciò che è avvenuto dopo, il tentativo fallito, eccetera. Non è questo il tema del nostro processo, o perlomeno, se ce ne dobbiamo interessare, deve essere in stretta connessione con l'imputazione ascritta all'imputato. Il fatto è, signor Presidente, che l'imputazione, se io mi rendo conto, è contro. Lo dico, non vorrei qui che si istruissero le stragi, perché non è oggetto del processo. Quindi noi dobbiamo andare a fare naturalmente le domande, l'esame deve essere volto a dare elementi ai fini del nostro processo. Che lei ha perfettamente ragione, io condivido questa sua esigenza. Il fatto è che è molto difficile osservarla, perché come abbiamo detto poco prima rispondendo alle istanze difensive, si parla a proposito dell'imputazione al senatore Dell'Utri, si parla anche di collusione politico-mafiosa. E certo, stando il tenore delle dichiarazioni del collaborante, certo, questa... No, non vede nessun nodo al pettine. Se ciascuno fa la sua parte, come va fatta, non verrà al pettine nessun nodo. Bisogna istruire il processo con riguardo all'imputato e all'imputazione. Se ci sono giustamente l'accusa sostiene le collusioni, si mettono in evidenza o si cerchi di farle venire fuori, ma nello specifico tutto quello che è avvenuto dopo il fallito attentato che hanno portato la macchina, non capisco quale possa essere l'utilità processuale per questo processo. Dico, ma perlomeno, signor Presidente, ripercorrere
quantomeno per sommi capi il racconto del collaborante non possiamo dare ingresso a tutto il racconto del collaborante se non riguarda in maniera pregnante il processo, perché altrimenti stiamo qua 40 giorni e magari per raccogliere elementi di poca utilità, anzi di assolutamente irrilevanti per il processo, tutto ciò che è attinente alla imputazione direttamente o indirettamente nell'ampia visione certamente dell'accusa è giusto che sia acquisito insomma attraverso l'esame. Signor Graviano, noi siamo fermi al momento all'attentato all'Olimpico. Dopo l'attentato all'Olimpico che cosa succede? A parte il fatto che siete tornati a Palermo, poi lei è stato processato, è stato condannato, è stato detenuto e si ritrova al carcere di Tolmezzo. Che cosa succede al carcere? Nel 99 questo avviene. Sì, e cosa nel 99? Precisamente. Grazie a Dio mi trovo a incontrare le persone che io reputavo mio padre, così possiamo dire. Fratelli Giuseppe e Filippo Graviano. Sì. Questo avviene sul carcere di Tolmezzo. Quindi io mi ero un po' dissociato, se così possiamo dire, da Cosa Nostra. Avevo preso le distanze, di cui avevo chiesto anche l'isolamento. Mentre mi trovo isolato, era arrivato Pippo Calò e apprendo che c'è in mezzo qualche dissociazione. Quindi sono interessato perché già avevo iniziato un bellissimo percorso di ravvedimento, quindi per me la dissociazione già era qualcosa ed è molto importante. Quindi sono interessatissimo, cerco di capire un po' la situazione. Siccome non posso comunicare con Filippo Graviano, io sono isolato. Comunque riusciamo un po' delle finestre, un po' quando va a passeggio, a capire un po' la cosa. E mi fa capire che la cosa non ci interessa. Quando io termino l'isolamento di uno, ho la possibilità di incontrare direttamente a Filippo Graviano che ci ritroviamo nello stesso gruppo, di cui chiedo notizie in merito a questa dissociazione. E mi spiega che a noi non ci interessa la dissociazione dei magistrati, perché non ci possono dare niente. Perché se tutto deve arrivare dalla politica, che sono loro a fare le leggi, a noi non ci interessano i magistrati, perché alla fine sappiamo cosa vogliono. E mi è dato il discorso della collaborazione. Quindi lì si chiude la questione. Nel 2004, Filippo Graviano, trovandoci sempre sul carcere di Tolmezzo, questo avviene novembre del 2004. Quindi prima era 1999 e ora siamo al 2004. Volevo chiederle quanto è rimasto lei con il Graviano a Tolmezzo nel 99? Io arriviamo noi nel 98 assieme con Filippo e con Giuseppe. Di lì a pochi mesi Giuseppe sarà trasferito in un altro istituto. Prima mi trovo a passeggio con Giuseppe Graviano, poi successivamente sono stato inserito nel gruppo di Filippo Graviano. Quindi noi siamo arrivati. Io sono andato via nel gennaio del 2005. Dal 99 nel 2005. Sì. E gli altri? Filippo l'ho lasciato, quando sono andato via a gennaio l'ho lasciato io. Quindi Filippo era rimasto là, mentre Giuseppe è andato via. È andato via, sì. Va bene, prego. Da premettere che Filippo Graviano aveva subito un infarto, mi stava malissimo e questo mi dispiaceva tanto. E in quel periodo lui era isolato, quindi gli hanno sospeso, non so se per problemi di salute, l'isolamento diurno. Quindi ci ritroviamo di nuovo assieme nello stesso gruppo di passeggio. Avviene qualche cosa che io vengo trasferito temporaneamente in un altro istituto. In questo istituto ho scoperto che mi è stato convocato che dovevo fare un colloquio investigativo con il procuratore nazionale antimafia, all'epoca il dottor Vigna. Quindi da questo colloquio con il dottor Vigna, siccome avevo fatto precedentemente a qualche altro colloquio investigativo, ha visto la disponibilità mia
nei riguardi dello Stato, però non me la sentivo di fare il passo definitivo della collaborazione perché c'erano problemi che poi oggi li stiamo vivendo, un po' per la questione familiare, che io di fatto sono stato rinnegato dalla mia famiglia per questa scelta che ho fatto, e sa Dio che pena c'è nel mio cuore per questa. E poi c'era il problema che riguardava tutta la questione di via D'Amelio, che io sicuramente sarei entrato in conflitto con la magistratura. È come andare a dire a uno che si aveva fatto un palazzo da 10 piani, andargli a dire che il fondamento di quella costruzione era stato fatto con un cemento depotenziato, così possiamo. Quindi sapevo i problemi che dovevo affrontare. Poi c'era il problema sulla sfera politica, quindi le mie preoccupazioni erano tante. Comunque, da questo colloquio il dottor Vigna sta cercando di convincermi per collaborare. Tra l'altro, siccome era allo scadere del mandato del procuratore, quindi voleva chiudere con me questi contatti che già avevamo avuto. Gli racconto al dottor Vigna che avevo fatto questo bellissimo percorso di ravvedimento, di isolamento, stavo rivivendo proprio una storia bellissima che riguardava tutta la mia persona, che mi riconoscevo in quell'istante. E il dottor Vigna mi disse: mi fa piacere per lei, sono contento di quello che sta facendo, di quello che fa, però le devo dire che se non mette nero su bianco e non si consegna effettivamente allo Stato, rimane qui tutto terra tenda. Quindi decido di non collaborare, anche se già mi ritenevo dalla parte dello Stato, però ci mancava di fare quel passo definitivo della collaborazione. Quindi, rientrando sul carcere di Dolmezzo, comunico a Filippo Graviano che avevo avuto questo colloquio investigativo. Come poc'anzi disse, che Filippo Graviano stava malissimo, quindi l'ho visto un po' all'angolo, quindi ho cercato di sperare un attacco più decisivo nel convincerlo, soprattutto perché in quegli anni abbiamo parlato tanto dei nostri figli, dalle valle, da quel contesto, di non fargli rivivere quello che avevamo vissuto noi, che stavamo cercare di strappare i nostri figli da quel contesto. Quindi facevo leva su questa questione dei nostri figli. Ho colto proprio la sensazione di Filippo che stava crollando, perché stava malissimo. Quindi a quel punto mi disse Filippo Graviano che è bene fare sapere a mio fratello Giuseppe che se non arriva niente, da dove deve arrivare qualche cosa, è bene che anche noi iniziamo a parlare con i magistrati. Quindi di lì a poco, io a gennaio, di fatto questo colloquio avviene metà